Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, in questo piccolo corridoio, ecco, questa scalinata che alle mura ha tanti quadri di figli spirituali, le prime figlie spirituali di Padre Pio da Pietrelcina. Il percorso che ci porta verso la cripta di Santa Maria delle Grazie e verso la cella di Padre Pio. Oggi qui per raccontarvi quello che accadde, ad esempio, ad una signora, una donna di San Giovanni Rotondo che aveva il marito malato, una malattia che era talmente grave che rischiava la morte. Spaventata, afflitta e irrequieta, si precipita al convento, viene qui per farlo sapere a Padre Pio, quindi per scongiurarlo, pregare, ecco, intercedere per la sua guarigione. Ma quando arriva qui in convento c'era tanta gente, troppa gente intorno a Padre Pio ed era impossibile avvicinarlo. Come fare? Non può parlargli al confessionale perché dovrebbe mettersi in fila, aspettare il turno. Intanto non fa altro che pregare, pregare mentalmente Padre Pio perché venga in soccorso di suo marito, che da un momento all'altro se ne può andare all'altro mondo, quindi lasciare lei da sola insieme ai figli. Poi, quando vede Padre Pio andare all'altare per celebrare la messa, siamo nella chiesetta antica, accorre anche lì, ma lì c'è anche tanta gente da tutte le parti, non riesce neanche a vederlo. Gira di qua, gira di là in convento, ma non c'è niente da fare, non le rimane che continuare a pregare, pregare mentalmente, con l'angoscia nel cuore che da un momento all'altro possa succedere l'irreparabile per suo marito. Padre Pio finisce di celebrare la messa, quindi torna in sacrestia. La povera donna riesce finalmente ad infilarsi nel corridoio dove appunto Padre Pio deve passare per rientrare in clausura. E anche lì continua a pregare mentalmente perché non riesce ad avvicinarlo. Poi allora è proprio Padre Pio che nel momento in cui sta passando le si avvicina e le dice: «Donna di poca fede, quando finirai di rompermi la testa e di ronzarmi nelle orecchie? Sono forse sordo? Ma l'hai già detto 5 volte, a destra, a sinistra, davanti, dietro, ho compreso, vai a casa, che tutto va bene». La donna piena di gioia lo ringrazia, poi sente le ali ai piedi, corre, corre a casa, in un battibaleno vi arriva e trova suo marito perfettamente guarito.